essere organizzato, però deve essere anche così, perché si dovranno fare anche delle cose improvvisamente inaspettate. Vabbè, questa è una vittoria di tutti quanti, una vittoria mia, una vittoria soprattutto del Presidente della Regione Campania, che proprio qui a questo tavolo aveva promesso la riapertura del triatlon. È una vittoria per il CDA, diciamo, il Presidente VIP, che hanno dato veramente una grande mano, che le cose si fanno insieme, non le può fare una persona sola, tutti siamo utili, eppure indispensabili tante volte, però io ho la fortuna di avere delle persone vicine a me per quanto riguarda questa esperienza di allora, delle persone che vogliono fare i fatti. Per fare i fatti poi ci vogliono anche i soldi, no? A noi per il triathlon per adesso ce l'hanno promesso, e se ci hanno detto andate lì e andate a fare il teatro, significa che questa promessa ancora una volta sarà mantenuta. Io sono fiero di appartenere a questo popolo, alla gente che mi ama. E che mi ha permesso di arrivare fin qui ad essere direttore per la seconda volta nel Teatro del Popolo, Teatro del Popolo, della gente, un teatro storico che è il Trianon. Il Trianon deve essere il vostro teatro, deve essere il teatro dove ci deve unire e ci deve insegnare tante cose che non sappiamo, come il diritto è il dovere. Questo servizio deve essere una scuola con il diritto e il dovere, perché teatro pubblico significa che del pubblico è vostro e voi dovete andarci a farlo bene come l'avete fatto l'altra volta. Noi non dobbiamo fare niente di più, magari riuscissimo a fare quello che abbiamo fatto l'altra volta, però mi fido delle persone, mi fido di Gianni Pinto, che è il presidente del CDA, e tutte le persone che fanno parte del consiglio di amministrazione, che poi sono quelli che dovranno decidere come fare per farmi fare delle idee, delle cose qui al Trianon. Questo dovrà essere sempre un teatro popolare, soprattutto per il quartiere di Forcelli, che ci apre da Forcelli, dovrà essere un teatro che gli appartiene ancora di più, perché bisogna difenderlo, le cose del popolo bisogna difenderle a degli stretti. Come abbiamo fatto col Trianon. Il Trianon è stato più di un miracolo, non un miracolo, perché il Trianon era andato all'asta, cioè all'asta significa che chi offriva di più si prendeva il Trianon. Fortunatamente nessuno, diciamo, abbiamo permesso che offrisse niente, perché il Trianon deve continuare ad essere vostro e di nessuno più, del popolo di Forcelli.